fiamma al giorno, energie del 22 di marzo. Scegliete la vostra variante, rosa albicocca, rosa bianca, rosa rossa. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 22 di marzo per tutte le tre varianti. E vediamo un po' che cosa ci dicono. Caspita, vediamo un po'. Ah, allora, qua ci sono aggiustamenti d'amore, quindi se ci sono situazioni che si sono un po' deteriorate, ritrovano il loro equilibrio. Se ci sono stati dei distacchi, ci sono dei ritorni, ecco, c'è qualcosa che riacquisisce equilibrio. Dopo, ovviamente, chiaramente avete lavorato sulla vostra energia, se non lo avete fatto è ovvio che non può essere una lettura adatta a chi non sta lavorando con la propria energia. Però se lo state facendo, vi risuona questa lettura, ecco, siete in grado di muovervi, diciamo manifestare. Qua c'è proprio, come dire, creare il suono, no? Di un'energia meravigliosa che parla di perfetta armonia, un'armonia che è determinata proprio da un lavoro sulle situazioni del passato che sono state sciolte, le spine della rosa sono state tolte, guarite, e ovviamente siete pronti per partire per una destinazione ancora sconosciuta, perché si aprono nuovi portali per voi, portali d'amore. E guardate qua, comincia anche qui, ci dicono che comincia qualcosa di nuovo, si aprono portali nuovi. Vediamo un po', rosellina bianca, ok, qua se ne è girata una, ok, sì, avete il desiderio di manifestare qualcosa di importante, ma dovete farlo andando a cambiare qualcosa della vostra vita, dovete ancora agire su qualcosa del che non corrisponde ancora a ciò che vi fa sentire in grado di cambiare veramente la vostra vita. Ci state lavorando da tanto tempo, avete il desiderio di muovervi, ma c'è ancora qualcosa che va modificato nella situazione che state vivendo. Possono essere situazioni molto concrete, quindi dipende appunto da ognuno, ma dovete andare ad aggiustare ancora qualcosa che vi impedisce il cambiamento. Ok, sì, qua mi sta dicendo seguite le energie che sentite dentro, perché cercate di andare a... ho cambiato mazzo, ma va bene, non importa. Va bene lo stesso, si vede che dovevo farlo. Quindi cercate di sentirvi meritevoli di ricevere questo cambiamento. Sì, qualcosa viene alla luce, ma dovete metterlo alla luce voi. Quindi dovete muovervi voi per cambiare concretamente qualche cosa che vi blocca. Vediamo un po'. Rosa rossa. Ok. Sì, allora qua mi sta dicendo che avete apportato dei cambiamenti nella vostra vita, avete creato fisicamente degli spostamenti, dei cambiamenti, delle modifiche. Questo farà in modo che una situazione che probabilmente ancora non era partita d'amore, di relazione, possa manifestarsi concretamente, oppure possono esserci appunto nuovi inizi d'amore o ritorni d'amore, ma alla base c'è un cambiamento che voi avete operato o state operando proprio nella vostra vita per sbloccare le energie. Quindi c'è una manifestazione, vediamo se ci danno delle specifiche o ci danno delle conferme, qualcosa del genere, ma li faccio cadere così autonomamente. Sì, qua c'è qualcosa che appunto vi porta a una vibrazione più alta, reclama il tuo potere, qualcosa che magari ancora non riesci a vedere, ma che stai utilizzando già, o comunque stai creando il cambiamento. Ecco, bisogna reclamare il potere per manifestare il cambiamento. Questo cambiamento in manifestazione dipende proprio dalla vostra energia, quindi non arriva dal di fuori, non arriva da qualcosa che non c'entra niente con voi, è il giusto risultato dei vostri sforzi.